Buongiorno raga! Allora, sono le 9 meno qualcosa, meno 10 minuti penso. Io sono già pronta. Mia mamma sta scendendo il labirinto con le stampelle. E io sono venuta a prendere la macchina e la parcheggio davanti lì così da posare. Allora, per prima cosa andiamo a Pergine. Al Villa Rosa perché dobbiamo cercare una persona per dare una cosa, insomma, e niente, dopodiché penso che andremo a Trento al centro sanitario perché deve fare una cosa per la tiroide, una cosa del genere, ho capito così. Quindi sì, lunga giornata. Per fortuna stamattina sto benissimo, ho dormito stanotte. Se sono guarita, credo. Cos'è che ha fatto l'ultima ecografia? Sono 3 anni. Bella raga! Allora, vi volevo aggiornare. Allora, scusate se durante il giorno non ho vlogato chissà che, però è il minimo, insomma. Allora, sono stata anche dai cinesi, al mercatino cinese a Trento, e, perché appunto mia mamma si è comprata dei pantaloni e dei guanti, appunto per quando andranno in Romania. E niente, mi sono comprata anche 2 rossetti, non uno, due. Li ho trovati a 2,50 euro, quindi li ho presi, insomma, i colori mi piacciono, del quale uno sto già indossando, e, è un tipo marroncino, ecco, un nude quasi. Praticamente sono questi due, eccoli qua, e sono tutti e due matte, fantastico, cioè voi non potete capire da quanto tempo sto cercando i rossetti matte. Perché di solito io andavo dai cinesi qua a Pergine, che è più vicino insomma di Trento, e, però non ho mai trovato quelli matte, quelli normali ho trovato sempre. Invece qua a Trento ho trovato quelli matte, sono super contenta. E, quindi sì, sono della marca Winnie, o Winnie, non so come si può pronunciare, però insomma vi faccio vedere. Ecco qua. Mette fuoco? No. Questo qua, ecco, e come potete vedere c'è scritto appunto matte e mi strapiace anche la confezione, guardate che bello, e poi c'è questo, anche questo matte, addirittura questo dura 24 ore, c'è scritto. Infatti questo che ho indosso è questo appunto, delle 24 ore, infatti non lascia impronte, cioè, guardate, non lascia impronte, raga, cioè, incredibile, adoro. E niente, voglio proprio fare una challenge. Domani facciamo questa challenge. Appena mi sveglio, mi metto questo rossetto e vediamo in quanto tempo resiste. Cioè, io l'ho messo sto pomeriggio, penso che erano le 4 o le 5. In questo momento sono le 5 e mezza, sì, erano le 4 allora. Sono passate 1 ora e mezza ed è ancora lì fermo, cioè niente, veramente eccezionale. E niente, se volete vi faccio lo swatch e niente, adoro, sono contentissima. Scusate ragazzi, cioè, vi ho appoggiato qua sulle coperte perché non ho dove appoggiarvi. Allora, vi faccio lo swatch, scusate, sono ancora con la giacca però. Prima, insomma, sono stata fuori con Giappi, quindi non l'ho più tolta. Iniziamo da questo. Molto carina la confezione. E, appunto, non è di questo colore comunque, cioè, non ingannatevi. Praticamente il colore è questo. Ecco qua.
Adesso vi faccio lo swatch. Molto molto carino. Ecco. Questo è uno. Adesso vi faccio lo swatch di questo, che è molto più scuro, un tipo marroncino quasi. Quasi un nude. Nude. Molto più scuro. Quasi una tonalità, sì, una tonalità fredda, è una tonalità calda e una fredda, penso. Non lo so, non me ne intendo. Comunque è così. Ecco. E sono molto carini i due colori, cioè nel senso li ho provati tutti e due, mi piacciono tutti e due un botto, adoro. E per aver speso 2,50 euro, raga, cioè, veramente, cioè sono stracontenta. Così c'ho i rossetti per il battesimo, perché prossima settimana, esattamente giovedì, parto, perché vado 2 giorni in anticipo io, perché devo stare con Brian, visto che mia cognata deve fare da mangiare, insomma, non per il ristorante, per dopo, insomma, l'avete già visto i video del battesimo di una mia cugina, sapete che dopo il battesimo si fa il bagnetto il giorno dopo e si mangia anche, non ci sarà tantissime persone, però una decina, quindicina verranno, quindi deve preparare da mangiare in anticipo e quindi si deve far da mangiare, quindi appunto devo stare io con Brian, ecco. E niente, c'ho i due rossetti. Sono indecisa di quale usare, sinceramente. Cioè, mi piacciono tutte e due, ma penso che userò più questo. Non lo so. Non lo so, vediamo. Magari lo userò tutte e due. Un giorno così, un giorno così. Ecco. E sono molto contenta dell'acquisto, devo dire la verità. È la prima volta che sono contenta, proprio. Contenta, contenta. E un'altra cosa. Ok, allora, mi è arrivato un pacco. Mi è arrivato un pacco. Praticamente questo pacco me l'ha mandato una persona che è una collaboratrice, penso, con Yves Rocher. E praticamente anch'io mi sono fatta collaboratrice. Ho detto che ci provo, però non so cosa ne uscirà fuori. Praticamente questo pacco è stato mandato il giorno di... il giorno 2 dicembre. Alle 10:54, però io l'ho ricevuto praticamente sabato, che sì, un mese dopo, raga, un mese dopo. Allora, scusate, non riesco a tirare fuori. Allora, all'interno ho trovato queste cose con un bigliettino. Spero di averti presto nel mio team. Baci. Che carina, guardate. E niente, praticamente sono tutti uguali. E sono dei libricini a tema natalizio, appunto. Mi dispiace tanto che non sono venuti quelli, ma sono così carini. Guardate, adoro. Cioè, adoro, raga, adoro. E praticamente ci sono all'interno le cose dei prodotti, il prezzo e il codice, tutto, e adoro, stradoro, soprattutto queste confezioni, guardate, cioè, adoro, raga, cioè, adoro, veramente, adoro, cioè, no, perché? E poi all'interno ho trovato anche dei tester, non so quanti sono tutti diversi comunque. Ecco, può essere che porterò sta cosa sul canale ogni tanto per, insomma, se volete comprare, ecco, comprate da me. Veramente. Quindi sì, adesso sono molto felice, mi metterò a editare, veramente. Allora, raga. Scusate, ma non vi ho più aggiornato perché mi si è scaricata la fotocamera e l'ho messa in carica, quindi non ho più vloggato un cazzo, ecco. Allora, prima ho editato il video, l'ho finito, l'ho già caricato, tutto a posto, già online, già un bel pezzo anche, perché adesso sono le ore 1. E niente, quindi vado a dormire. Quindi pollice in su questo video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Trovate il link in descrizione. E niente, noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. Buonanotte.